Vincitore l'Isola dei Famosi 2018, ecco chi c'è in testa alla classifica. L'Isola dei Famosi 2018, chi sarà il vincitore assoluto di questa edizione? I pronostici. Chi sarà il vincitore di questa cancelletto Isola dei Famosi 2018 in onda su Canale 5? Mancano ormai pochissime settimane al gran finale di questa 13ª stagione del reality show condotto da Alessia Marcuzzi. La prossima settimana andrà in onda la semifinale dell'Isola che per l'occasione sarà trasmessa di lunedì così come la finalissima in programma questo lunedì 17 aprile. Finale Isola dei Famosi 2018, chi sarà il vincitore? Ma chi sarà il trionfatore assoluto di questa edizione? E questa è la domanda che cominciano a porsi gli spettatori dell'Isola, curiosi di sapere chi sarà colui o colei che si porterà a casa il premio finale di ben 100.000 euro. Al momento sui social circola la classifica provvisoria sul possibile vincitore di quest'anno, stilata in base alle preferenze del pubblico che in queste settimane ha seguito la trasmissione da casa e si è appassionato alle vicende dei vari concorrenti. In un primo momento la favorita per la vittoria finale di questa edizione dell'Isola sembrava essere Francesca Cipriani, che tuttavia ieri sera è stata eliminata dal gioco. Il pubblico da casa l'ha fatta fuori con oltre il 50% dei voti, preferendo salvare Jonathan e Nino Gaspare. La Cipriani, però, si è salvata lo stesso visto che ha accettato di sfidarsi al televoto contro Rosa Perrotta ed Elena Morali e questa volta il pubblico sovrano l'ha salvata, eliminando dalla trasmissione la bella Elena. Ecco i favoriti per la vittoria all'Isola dei Famosi 2018. Sta di fatto, però, che Francesca in questo momento non è la favorita per la vittoria finale di questa Isola anche se dovesse arrivare alla finalissima di lunedì 17 aprile in onda come sempre in diretta TV su Canale 5. In testa alla classifica di gradimento del pubblico social di questa edizione vi è Nino, che alla sua età di è rimesso in gioco accettando questa nuova sfida e sperando che il pubblico e anche chi fa la TV potesse accorgersi di nuovo di lui. Al momento, infatti, è lui il favorito per la vittoria finale di questa 13ª edizione dei Record. Al secondo posto della classifica di gradimento per la vittoria finale dell'Isola, invece, si piazza Jonathan, anche lui molto amato dal pubblico e già vincitore in passato del Grande Fratello. Niente da fare, invece, per Alessia Mancini che questa settimana potrebbe essere eliminata dal reality show dato che si trova al ballottaggio contro Jonathan. Voi invece per chi fate il tifo quest'anno? Chi è il vostro vincitore? Cancelletto l'Isola dei Famosi 2018 Cancelletto Isola dei Famosi.